boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy. E questo è il cast di Sposami, presentato al Roma Fiction Festival, una commedia sentimentale, brillante e contemporanea. Stiamo aspettando che inizi, e con Daniele Pecci, Francesca Chillemi per la regia di Umberto Marino. Ma stiamo a sentire. La conferenza stampa forse è meglio. La prima domanda sarà sicuramente lei. Buongiorno, grazie di essere qua per Sposami. Avete visto la prima puntata, belli e giovani innamorati, belli e giovani separati, ma la storia chissà se può andare avanti così, non lo sappiamo. Ci saranno sei serate su Rai 1 a partire da domani per questa serie prodotta da Rai Fiction e Titania Produzioni. Io saluto tutti i nostri ospiti, a cominciare dal direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta, alla produttrice Ida Di Benedetto, e non c'è qui Rai 1, ma spero ci raggiunga fra poco. Saluto il cast e naturalmente il regista Umberto Marino. I giovani belli e innamorati e poi separati e poi chissà, Daniele Pecci e Francesca Chillemi. Con noi del cast ci sono anche David Coco, Ludovica Modugno, Eleonora Boll e Marta Bifano. Manca Lisa Gastoni, ci dispiace molto, però speravamo di averla qui, perché scusa e saluta, ma doveva andare a loro. La zia è un personaggio fondamentale. C'è anche Stefano Alessandroni, chi altro manca? Aiutatemi. Manca Alessandra Dino, che fa Melody. E poi Emanuele Bosi. Daniele Pecci nella fiction di Sposami, appena presentato alla Roma Fiction Festival. Daniele, il tuo personaggio, questo gattone romano, micione. Gattone. Come personaggio, sì. Perché è morbido, è sì, nonchalante. È morbido, è rilassato, ama le cose comode, ama la comodità, è romano, Roma è piena di gatti sdraiati sulle rovine, per cui come dire, un implicito rapporto con l'antichità, con la storia, con elementi artistici, se vuoi, tra virgolette, poi enigmatico. E anche molto egoista, come spesso Fellini sono. Quanto ti è piaciuto? Quanto mi è? Quanto ti è piaciuto? Queste sei puntate hai modo di far venire fuori il tuo personaggio tutto tonto? Sì, mi è piaciuto molto, è stato molto divertente farlo, spero che capiti in altre possibilità del genere. È stata una bella gamma espressiva e una bella libertà espressiva anche dal punto di vista brillante. Grazie Daniele. Grazie e tutto il meglio, soprattutto a teatro. All the best. Francesca Chillemi è protagonista di Sposami. Francesca è bellissima, ha fatto uno sceneggiato che è veramente uno splendore, lei è fantastica e cammina sempre su questi tacchi altissimi, anzi facciamoli vedere, tirali un attimo su, eccoli, sono degli stiletti da 15 cm. Come si cammina nelle scene finali su un selciato scombinato? Beh, diciamo che non è la cosa a cui penso di più, ormai sui tacchi ci cammino come se fossero i miei piedi, quindi sì, può essere faticoso, ma per me no. Invece la cosa più bella del tuo personaggio? La cosa più bella di questo personaggio è l'amore che lei ha per quest'uomo. E che deve naturalmente nascondere con una perversità incredibile. Sì, quella furbizia che solo lei ha. È diabolica. Grazie Francesca e all the best. Grazie a te, ciao.
Detto che dice viene male, sempre bellissima, produttrice. Ma non è vero. È una produttrice, un'attrice prestata alla produzione, come ama definirsi, di Titania, e produttrice di questo bellissimo film che abbiamo visto in anteprima, questa fiction che abbiamo visto in anteprima e che andrà in onda domani su Rai 1 naturalmente, che si chiama Sposami. Allora, sposami, ci sposiamo? Io mi sono sposato, ho divorziato da quel lì. No, sì, beh, quello che dicevo prima, durante la conferenza, che è un potentissimo spot, ma non solo per il matrimonio in se stesso, ma per ritrovare quei valori, quei sentimenti così importanti, fondamentali nella vita degli esseri umani. Senza amore non si può vivere, senza amore non fai niente, ma non è che uno si sposa incoscientemente innamorato, perché uno non lo sa se è una scuffia, se è una passioncella, cioè bisognerebbe oggi rieducare, non so, queste generazioni che si sposano e divorziano anche a distanza, che ne so, di 3 mesi, a volte senti addirittura 3 giorni, cioè una cosa incredibile, che necessità c'è di sposarsi? E allora, come dire, educare queste generazioni al fatto che non è che l'amore, quello iniziale, dura per sempre, sempre sullo stesso livello di passione e di desiderio. A quello vanno unite delle cose fondamentali, che è l'intelligenza, che è la stima, è un esercizio, e questo esercizio va fatto, va visto. Quindi noi adesso con questo sposami che mettiamo così in una situazione di leggerezza, cerchiamo di dire queste cose, di solidarietà femminile, di separazione e di riappacificamenti, cioè tante cose. Comunque guardate Sposami, che è molto bello. Grazie Ida, grazie, ciao. Sposami e Ludovica Modugno, che interpreta un personaggio molto particolare, molto simpatico e molto divertente, anche se lei invece si definisce come? Brutta, sporca e cattiva. Ma non è vero niente, invece sei simpaticissima e tutti quanti facciamo il tifo per te. Sei quella che c'ha in mano le redini della saggezza. Raccontaci un attimo, in un minuto e mezzo, il tuo personaggio. Appunto, è una madre, nel senso fra virgolette, autoritaria, arrogante, comandina, e che ha questo figlio in sedia a rotelle che è tutto per lei e che quindi lei tende un po' ad opprimere con il suo grande amore. È quella che comanda nell'atelier, e sa fare il suo lavoro e poi alla fine mostrerà le sue corde umane, perché anche lei è una donna molto sola, per cui ognuno ha le sue giustificazioni anche nell'amore che opprime. Senti, perché vedere questo sceneggiato, questa fiction, in 6 puntate, in 2 parole? Perché è ben raccontato, perché ti fa sognare, perché ci sono attori tutti molto bravi e perché si passano 2 ore in serenità. Grazie Ludovica Modugno e a presto. Ciao, grazie. Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls buy.